Bitonto e Brindisi replicano la sfida di mercoledì scorso, a campi invertiti sì, ma con esito medesimo, per fortuna. Mister Claudio De Luca ripresenta l'imberbe carotenuto fra i pali. Il muro difensivo lo ergono i soliti noti Petta e Lanzolla. A Biasone e Manzo toccherà il compito di lottare e governare nel cuore della Pugna. Il fosforo di Guadalupi e l'imprevedibilità di Palumbo saranno al servizio di Capitan Lattanzio. Il collega Mauro Chianesi sistema i suoi fanciulli ardimentosi, 9 juniores e 2 poco più che ventenni, i più scafati della truppa, con il tentacolare cervellere in porta, il rassicurante duo Spinelli-Alfano a guidare la difesa, Vignes direttore d'orchestra, in attacco ancora il tridente, Bagie, Serafino e Garofalo. Subito i fuochi d'artificio. Al terzo, corner da destra per i biancazzurri, Guantoni tremebondi dell'estremo ospite e Badie sigla il vantaggio. La reazione dei neroverdi non si fa attendere ed è pari già all'undicesimo. Slalom del mediano argentino sulla destra, parabola magica per Palumbo, sponda di giustezza per Guadalupi che di mezzo esterno schiaffeggia il cuoio in sacca. Intorno alla mezz'ora, Lanzolla artiglia il cuoio per un ignobile tiraccio. Al 38esimo il fantasista adriatico inebria mezza difesa bitontina, ma calcia molle. Al rientro dagli spogliatoi, al primo giro di lancette, ci prova Spinelli, ma la botta è larga. Radicchio al quinto spara a salve da posizione favorevole. Al settimo rinvio maldestro di cervellera, riparte Callido Ricchi, ma lo stop è lungo e il goalkeeper rimedia in uscita. Stessi protagonisti e identica scena qualche minuto dopo. Il guardapali 17enne è ancora kamikaze in uscita. Poco prima della mezza, angolo da sinistra, la sfera scorre in area biancazzurra e Danna rapinoso griffa il vantaggio. È troppo poco il mancino velleitario di De Luca dai 25 metri perché i leoni possano temere chissà che. Nel biblico recupero di Frosi di Treviglio l'ultima emozione. Taurino si fionda verso la porta del Brindisi. Cervellera lo trebbia in uscita e sul piazzato seguente il cecchino Montinaro uccella spietato uno spaurito esposito fra 7 infiniti metri, improvvisato portiere a causa dei cambi esauriti. Finisce così 1-3 per i bitontini e il ruggito dei neroverdi comincia a tuonare sulla vetta del girone H di Serie D.